L'ultima domanda, ecco, qual è la progettualità? Nel senso che lei fa un'analisi del sistema capitalista e non dedica specificatamente un capitolo in cui parla di un programma in cui imparare le sue analisi, però tra le righe, magari la facciamo un po' breve, così la sì, sì, sì. Tra 5 e 11 mandano via. Ci ribelliamo. Stiamo qua seduti. Scusa. Tra le righe, date gli spunti comunque per delineare una progettualità politica. Questa progettualità politica impone e presuppone che la soggettività però sia cosciente e abbia volontà di trasformare il mondo. All'interno del nostro quadro sociologico noi abbiamo per esempio indicato nei lavoratori dipendenti, nei piccoli imprenditori, nei liberi professionisti, nei commercianti, nei negozianti, cooperatori sociali, disoccupati, gli studenti, i grandi emarginati, come soggetti atomi individualistici, in quanto pare, però soggetti che potrebbero essere comunque chiamati al risveglio in vista di una ricostruzione comunitaria, laddove si possa pensare, si possa sognare il superamento di questa epoca che invece produce ingiustizie e soprattutto ci allontana dalle nostre vere potenzialità ontologiche. È d'accordo su questa impostazione? Io penso di sì, ma se può dire due minuti. Sarò telegrafico. Perché poi passerà la parola a Simone. Rapidissimo. Oggi il capitale non distrugge più solo la classe subalterna come avveniva in passato, oggi distrugge i popoli. Cioè, l'esempio del popolo greco ce l'abbiamo sotto gli occhi. Un genocidio di tutto, no? Questo sta facendo oggi il capitale. Per cui io credo che si tratterebbe effettivamente di ripartire da comunità che resistono rispetto al capitale, per cui sono d'accordo. Ciò detto, chiaramente permangono le differenze tra l'imprenditore e il lavoratore. Anzi, ne approfitto per dire una cosa che avrei già voluto dire in altre occasioni: in queste trasmissioni televisive in cui fa sempre parlare l'imprenditore, no? Sarebbe bene far parlare anche un lavoratore, no? Intanto, se no parla sempre solo l'imprenditore.